Io ho scelto questa macchina e tutti sappiamo che escono con dei sedili in eco pelle. D'estate usiamo i pantaloncini corti, ti si appiccica lì sopra lì, poi chi suda di più con la schiena, perché non tutti sudiamo, attenzione, io mi ricordo un amico che conoscevo, lui non sudava mai, impressionante, bellissimo tra l'altro, io entro in macchina e sudo qui nella parte della schiena, quindi ho detto mi ci vuole un coprisedile e li ho trovati e sono contentissimo di mostrarveli e poi dopo li andiamo anche a montare. Questi sono i copri sedili, ovviamente sagomati, logo Tesla, spettacolare. Ve lo alzo perché vi faccio vedere che sono traspirante. Potete comunque andare a leggere la descrizione della vendita per capire realmente il materiale, ma vi posso garantire che è veramente un ottimo materiale, o almeno a primo impatto è così. Morbido, sembra spugnoso, ma già il fatto che è traspirante, secondo me, è eccezionale. Quindi dicevo sagomati, perché ci sono per le anteriori e per il posteriore. Io ho comprato un kit intero, quindi anteriore e posteriori, perché ho le bimbe, ho le mie due bimbe, che io ero costretto a tenere un asciugamano dietro, proprio perché effettivamente, adesso che è l'estate, si fa veramente fatica a star seduti. Quindi questo è il kit ed è quello che andremo a montare insieme. Facciamo passare intorno al portatesta. Qui in fondo questi due cerchietti bisogna andarli a infilare qua dentro, ok? Quindi metterlo di taglio, poi stesso con le dita, una volta che è dentro lo facciamo ruotare così, quindi da così a così, semplicissimo. Guardate, metto in posizione, spingo, una volta dentro spingo giù e lui si gira. Da qui appoggio a testa. Belli, mi piacciono veramente tantissimo. Non vedo l'ora di testarli. Stessa procedura anche con la seduta. Quindi posizionare. Da quest'altra parte invece non abbiamo quei cerchietti, ma abbiamo due semplici ganci. Uno. E due. Bellissime. Me gusta, me gusta. E tra l'altro, l'altro invece è completa, tutta la seduta. Seduta tutta per intera. Anche questa tutta traspirante, con tanto di logo, spettacolare. Hanno fatto il rintaglio per lasciare fuori, giustamente, gli agganci per la cintura di sicurezza. Quindi uno e due. E l'hanno studiata bene. Finito di montare anche lo schienale per quanto riguarda il posteriore e infine l'anteriore, anche questo montato. Guardate che spettacolo, ragazzi, bellissimo. Oh, e vi dirò, ragazzi, è anche abbastanza comodo, è più morbido. Provare per credere. Ragazzi, direi che siamo arrivati alla fine anche di questo video. Io vi ricordo, e non vi dimenticate,